Ma che pezzone questo dei Queen, Hammer to Fall, sotto porta show in questo post gara non imminente di Udinese Napoli, purtroppo conclusosi con il 3-1 della formazione friulana, ma ne parleremo nel corso di questa comunque carica ed energizzante puntata. Siamo pronti a partire appunto con una nuova entusiasmante puntata. Carissimi amici di Sottoporta Show, ben ritrovati dal vostro Raffaele Russo, mando in conduzione in questa nuova appunto puntata.
che non ci vede per nulla felici qui a Radio No Frontiere. Un saluto dal vostro Raffaele Russomando. E beh, certamente la felicità non ci può pervadere dopo la meritata sconfitta di ieri a Udine, dove in questa occasione e come in occasioni passate la formazione friulana ha definitivamente, o almeno così sembra, spento i sogni tricolori. Era già difficile sul più 3 juventino, figuriamoci con l'aumentare dei punti, che il distacco appunto diventa più 6 per quanto riguarda la Juve nei confronti del Napoli, se lo si guarda chiaramente in ottica juventina, se no chiaramente è meno 6 nell'ottica azzurra. Purtroppo però la sostanza non cambia, e beh, il Napoli si deve guardare anche un pochettino dietro. 4 punti sono un margine sufficiente, ma le giornate di campionato non sono 2 ma bensì 7, e quindi bisogna stare attenti e comunque continuare a macinare punti. L'occasione giusta capiterà domenica alle 15 contro il fanalino di coda Hellas Verona, dove gli azzurri però dovranno fare a meno di ben 3 calciatori, Koulibaly e Mertens diffidati, e il furente Pipita Higuain invece verrà squalificato. Si attendono notizie in questi giorni, molto probabilmente già da domani, notizie appunto in merito alla sua squalifica, che dovrebbe essere di 2 o 3 giornate. Qualcuno addirittura ipotizzava una sorta di fine del campionato per Gonzalo Higuain, 8 giornate di squalifica per il bomber argentino. Mi sembra eccessivo, ma voglio chiederlo anche a voi, cari radioamici ascoltatori, cosa ne pensate di Udinese-Napoli e cosa pensate del Pipita Furente? Chiamateci, interagite con noi al 392-61-65-224, ve lo ripeto, 392-61-65-224, potete inviarci sms, messaggini WhatsApp e chiaramente contattarci anche in diretta e interagire con noi, oppure potete inviarci un'email a sottoportashow@gmail.com o interagire sulla nostra pagina Facebook e Twitter di Radio No Frontiere, uno dei punti cardine appunto della nostra radio e in generale della nostra trasmissione. Parleremo di questa partita che ci ha insomma un po' avvilito, o quantomeno ha avvilito un poco di tifosi che si fanno pervadere da questo pessimismo cosmico che non sentivamo da un poco di giornate. Ritornano i Montecchi Capoleti, che non vedevano forse l'ora di dibattere sul passato e sul presente, ne volevamo tranquillamente e ne potevamo fare tranquillamente a meno. E invece alla prima difficoltà non si fa quadrato, ma anzi si converge su lati opposti. E dicevamo appunto, ne potevamo tranquillamente fare a meno e non ne sentivamo davvero la mancanza. E il campionato del Napoli, che ne dica qualcuno, resta comunque un ottimo campionato. Purtroppo le coppe sono state inspiegabilmente messe da parte e ce ne faremo una ragione, ormai è andata così. Noi come sempre, come ogni lunedì, vi vogliamo far ascoltare però le voci dei protagonisti. Nella fattispecie vi faremo ascoltare le parole di Maurizio Sarri, le sentirete in 2 tranche perché è un'intervista abbastanza lunga concessa ai microfoni di Sky nel post gara appunto di Udinese-Napoli. Ci ascoltiamo la prima tranche subito, ma prima di farlo vi ricordo ancora i contatti, interagite con noi al 392 61 65 224 o anche radio no frontiere @gmail.com, ma nello specifico il contatto email è sottoportashow@gmail.com o sulla nostra pagina Facebook, oltre che su Twitter a Radio No Frontiere, su Twitter Radio No Frontiere Napoli su Facebook. E ecco la prima tranche dell'intervista concessa a Sky nel post gara di Udinese Napoli dal mister azzurro Maurizio Sarri. Ecco la prima tranche.
Di questa sconfitta da raccontare questi 90 minuti su due binari che corrono parallelamente. Parliamo del campo, una sconfitta secondo lei meritata per quello che poi si è visto? La sconfitta viene dall'Udinese, ha fatto la miglior prestazione stagionale e noi abbiamo fatto una prestazione sottotono. È chiaro, poteva andare diversamente se andava l'Udinese un po' di episodi, però abbiamo fatto noi, non abbiamo fatto la nostra solita partita per velocità di gioco, per distanze tra le parti e quindi ci sta di perdere quando non riesci a esprimerti a grandissimi livelli. In più abbiamo incrociato nella miglior prestazione dell'anno dell'Udinese, quindi purtroppo può succedere e noi facciamo grande difficoltà quando usciamo dalle soste per la nazionale, facciamo grande difficoltà già a questo orario. È un nostro leader che dobbiamo studiare per diventare una grande squadra e quindi questi sono. Perché secondo me? Ma perché la gestione di chi diventa da nazionale è difficile un po' per tutti, penso non solo per noi, probabilmente un pizzico di più, perché al di là di qualche singolo poi abbiamo tanti giocatori, qualcuno è la prima, qualcuno è la quinta, qualcuno è la sesta, un po' azione, non è. A livello di dispendio di energie non è come essere all'80ª convocazione. Quindi è un problema di rosa corta? No, no, è un problema che se uno va in nazionale è come Jorginho alla prima chiamata, probabilmente ha un dispendio di energie fisiche, mentali, nervose nettamente superiore di uno che è all'80ª convocazione. È normale, poi i giocatori tornano i venerdì, gli africani, i sudamericani, e quindi diventa difficile anche avere le idee chiare su come stanno, perché è chiaro a 48 ore alla partita. Allenamenti per poter valutare esattamente la condizione fisica dei giocatori è difficile anche poterli fare, però tra detto tutto rientra nei miglioramenti che dobbiamo fare. Noi vogliamo diventare una grande squadra e quindi bisogna migliorare anche nella gestione di queste piccole cose. Questo giorno è mezzogiorno e mezzo, è naturale, è difficile un po' per tutti, c'è chi si adatta meglio e chi fa fatica come noi. Sarri, è stata una partita difficile, ieri aveva parlato di Mancini, no? Che riportate sulle spalle da qualche tempo. Le chiedo se una sconfitta soprattutto figlia anche di questo, no? Dal punto di vista mentale di aver alla fine, insomma, faticato a portare questo peso, no? Questa pressione che deriva dal fatto di dover sempre e comunque seguire una grande squadra come la Juventus. Ma sai, il fatto che da quando noi siamo secondi in classifica per 6 settimane abbiamo sempre giocato dopo la Juventus, mi sembra innaturale. Non so, perché c'era stata un'occasione in cui era successo del derby, forse due, in quella 3-4 si poteva fare 2 volte prima, 2 volte dopo, una volta in contemporanea. Mi sembrava un'esagerazione, sinceramente, però se questo ci dà pressione vuol dire che non siamo ancora completamente pronti per essere una squadra di livello altissimo, di primissimo livello, una squadra che può andare a qualsiasi risultato. La gestione della situazione non è stata sicuramente a noi favorevole. Perché 6 su 6 mi sembra veramente un'esagerazione, però poi noi possiamo lavorare su quello che dipende da noi. Queste decisioni non sono dipese da noi, quindi andiamo a lavorare su quello che dipende da noi, perché noi abbiamo l'assoluta volontà di diventare una squadra forte. Questa era la prima parte dell'intervista di Maurizio Sarri a Sky nel post partita di Udinese-Napoli. E vi faremo ascoltare nell'arco della trasmissione che va in onda fino alle 18:30. E appunto vi faremo ascoltare anche la seconda parte. Questa era la prima tranche e queste erano, diciamo, le ragioni del tecnico azzurro. E
poi dopo completeremo il tutto con il pensiero finale del tecnico partenopeo, dei partenopei. Al ritorno dal pezzo musicale avremo il piacere di chiacchierare, l'abbiamo fatto anche già in passato e lo faremo anche oggi, chiacchieremo con Giovanni Verde di pronosticidipiazza.com. Parleremo non solo delle coppe che sono imminenti, parleremo di Champions League, Europa League, ma chiaramente parleremo anche di Udinese-Napoli e un poco di quello che è successo nella nostra Serie A. Lo faremo al ritorno dal pezzo musicale. Ci ascoltiamo un pezzo di Max Gazzè e Niccolò Fabi, Vento d'estate. Vento d'estate, Niccolò Fabi e Max Gazzè qui a Sottoporta Show, post gara di Udinese-Napoli. E non è un post gara molto piacevole, ma poniamo subito rimedio perché abbiamo l'ospite in onda. Siamo qui con il buon Giovanni Verde di pronosticidipiazza.com. Ciao Giovanni, come stai? Buonasera, come sto, insomma? Potresti stare meglio. Non vorrei capire perché dovrei essere rimedio.
rimedio alle amarezze di ieri, della mattina di ieri, visto che non sto proprio distrutto anch'io, ma più che altro per come è andata, insomma, non per il risultato in quanto, ecco, non in quanto sconfitta, ma per le espulsioni, le polemiche e tutto. Si parla sempre meno di calcio e più di altre cose, quindi un po' il morale sotto i piedi stasera. Decisamente. Beh, sì. Sei il rimedio, perché anche perché peggio di come ha giocato il Napoli ieri non si può fare, onestamente, e poi perché tu hai qualità, ecco, mi permetto di dire questa cosa. Grazie. Mi prendo la mia responsabilità. Allora, da cosa vogliamo partire? Champions League, Europa League, per addolcirci un po' la bocca, o vogliamo parlare della nostra in vera e conda Serie A? Vedo solo amarezze, perché pure se parliamo di Europa League mi ricordo. Vabbè. Tanto dolore. Vabbè, troppo. Si sono chiuse ieri le gare di campionato, mancano 6 partite, tutto può succedere, qualcuno dice così, qualcuno ci crede di meno, però domani arrivano i quarti di Champions League. E iniziamo subito con Bayern-Benfica, che insomma è probabilmente la più scontata tra le, sembra tra la più scontata. Tra le quattro partite, si sembrerebbe la più scontata, dopo quello che abbiamo visto contro la Juventus, insomma, anche se il Benfica può contare su Jonas, che insomma era in lotta per la scarpa d'oro, attaccante da 30 gol, penso non che sarà veramente difficile uscire non imbattuti da questo match contro il Bayern per i portoghesi, insomma, è veramente difficile. È difficile. E poi c'è la partita che personalmente guarderò, cioè Barcellona Atletico Madrid. Una partitella così, fra scapoli ammogliati. Sono veramente le due potenze della Liga. Abbiamo comunque il Barcellona che insomma non ha bisogno di presentazioni, campioni in carica. Decisamente. Vengono da una brutta sconfitta in casa contro il Real. A tratti inaspettata, effettivamente. Sì, inaspettata, perché io ho giocato l'1-over. Ai. L'1-over che mi ha divertito non poco. Però è il Barcellona, sono primi in classifica, sono una squadra da battere sempre, sia in Europa che in Spagna. Quest'anno sono stati aiutati, insomma, dall'inizio di campionato balbettante del Real. Ne ha approfittato l'Atletico, che è secondo in classifica, un punto proprio sopra al Real Madrid, però staccato da 6 punti dal Real. Quindi sarà sicuramente una bellissima partita. L'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate, se non erro, l'Atletico ne è uscito vincitore per 1-0. Vero. Mi sembra di sì, insomma. Se non ricordo male, è andata così. Comunque uscì vincitore, ricordo anch'io una cosa simile. Sì, te lo dico subito, guarda, sì. Tutto in tempo reale, ma questo è il bello della diretta. No, in Liga no, abbiamo sbagliato noi. Liga ha sempre vinto. No, io mi ero soffermato sulla Champions più che altro. No, forse in Liga no, mi pare sì, qualcosa di diverso. In Liga ha sempre vinto il Barcellona, per due volte, sia in casa che in trasferta. In Liga, una partita abbastanza equilibrata, l'Atletico ha la miglior difesa della Liga e il Barcellona è il miglior attacco, il primo MSN fa paura. Guarda caso, ecco, dai. Un po' a sorpresa, diremmo. Come, un po' a sorpresa questo attacco che fa gol. Sì, non mi sarei mai aspettato di vedere il Barcellona ai quarti, Ma guarda. E poi c'è l'altro, no, poi ci sono le partite di mercoledì. Del mercoledì c'è Wolfsburg Real Madrid, anche qui in teoria potrebbe essere scontata come partita, però dovrebbe. Il Real zoppica, quindi dopo quello che abbiamo visto contro la Roma semplicemente non è riuscita a sfruttare le occasioni create, quindi probabilmente se il Wolfsburg sarà più fortunato potrà mettere in seria difficoltà il Real. E poi mercoledì l'altra partita che guarderò sarà PSG Manchester City. Bella partita. È una bellissima partita, dopo la rivincita contro il Chelsea avuta nello scorso turno, ancora in Inghilterra per i parigini, Ibrahimovic incontra nuovamente la Premier e vediamo se sarà pronta a trascinare la squadra di Blanc verso magari le semifinali. Di certo hanno una marcia in più, perché comunque loro hanno vinto il campionato a inizio marzo. Campionato difficilissimo, ricordiamolo. Molto molto equilibrato,
campionato, insomma, a sorpresa il PSG ha vinto. A sorpresa. Ha vinto la Ligue 1, quindi Ibrahimovic è salvatore di una tripletta nell'ultimo match, da cui un gol su punizione straordinario, quindi diciamo che loro giocano molto più rilassati, sì, decisamente, che lotta, spera, non so che cosa, magari in un secondo posto, magari in un terzo, è davvero difficile per noi, diciamo, inquadrare il City quest'anno. Sono quasi in classifica a 4 punti dall'Arsenal, ma nel momento in cui gli dai fiducia poi perdono oppure vincono la partita che non ti aspetti, insomma è davvero difficile capire dove può arrivare questa squadra. Attualmente sono quasi in classifica a più uno sul Manchester United, che è davvero pochissimo, nulla, e tutto può succedere in Premier, veramente tutto, quindi vedo favoriti Ibrahimovic e compagni, però il City è sempre il City, insomma, che era una non devo stare qui a farvi le campioni che giocano nel City, insomma, erano i favoriti inizio anno per la Premier, poi e invece il Leicester, che ci sta facendo comunque felici, ecco, tutto sommato. Quindi tanta Champions League, tante belle partite, magari, ecco, Wolfsburg Real Madrid è la partita, forse mi permetto di dire, la meno interessante, però comunque ci sono veramente match importanti, belli da vedere. Io ho scelto questi due perché comunque magari sono un po' più affezionato alle squadre, o magari mi aspetto un po' di più, cioè in Barcellona Atletico Madrid mi aspetto veramente di vedere una bellissima partita anche dal punto di vista tattico, quindi non solo per le goleade oppure tanta tattica, quindi dovrebbe essere veramente una bellissima partita. Beh, così sembra, anche vedendo i giocatori in campo, ecco, che uno si attende appunto uno spettacolo d'alto livello, si gioca in Champions League e non nel torneo della parrocchia, con tutto il rispetto, e la stessa cosa vale per il Paris Saint Germain. Però voglio fare una cosa, ti rubo un attimo il mestiere. Non mi dire che giochi nel torneo della parrocchia, perché sennò io alzo le mani. Secondo te qual è la tua favorita per la vittoria finale? Ma a me, la mia favorita, non lo so, a me intriga tanto il Paris Saint Germain. A te intriga il Paris Saint Germain? Come outsider, come outsider. Vabbè, se non la vince quel, cioè, tu immagina questo miracolo calcistico, supera il Real Madrid. Come lo Schalke di qualche tempo fa, ma insomma, non credo. Sono calati tanto rispetto a quando l'ha incontrato il Napoli l'anno scorso in Europa League, non è più quella squadra, si sono indeboliti, anche in campionato vanno molto peggio rispetto a qualche anno fa, quindi a parte gli scherzi, no, certo, sarà davvero difficile per loro superare il turno, però mi aspettavo come outsider il Wolfsburg piuttosto che comunque. No, per me, secondo me, fa il double il Barcellona, mi sbilancio. Poi magari sbaglio, i tifosi del Barcellona mi chiameranno in diretta e dici: ma che cosa hai detto? No, magari. No, però il PSG comunque è una squadra che praticamente è da sempre attrezzata per arrivare a queste fasi della Champions League, soltanto che non ci sono mai arrivati, ecco, cioè ci arrivano a fatica. Arrivare in semifinale sarebbe un successo per Blanc, sostanzialmente, diciamocela tutta. Sì, sicuramente. Però loro non sono mai riusciti a imporsi in Champions, magari proprio perché hanno un campionato così semplice e non hai il giusto approccio psicologico poi quando devi affrontare dei big match, così di Chelsea o quant'altro, o Barcellona. Però sì, io dico PSG, voglio dire PSG. Il massimo per me sarebbe l'Atletico, perché il Cholo Simeone lo porto nel cuore, grande Cholo Simeone, è uno di quei personaggi che fa bene al calcio, quindi io dico PSG, però spero Atletico Madrid. Quindi tu Atletico, io mi prendo il Barcellona, vediamo chi la spunterà. Vediamo un po', sono molto curioso. Però non te lo do come pronostico, ovviamente vedo avanti il Barcellona, però se devo sognare, sogno più Atletico in semifinale. Atleti, decisamente, sì. D'altronde scopriremo subito chi andrà avanti e chi domani, no. Domani, vediamo intanto vediamo un po' come vanno questi match d'andata, perché magari bloccare Barcellona sull'1-1 non ti assicura nulla al ritorno, però è un ottimo risultato, ecco. Ma sicuramente sì, sono tutte doppie sfide queste, quindi nulla è scontato quando si gioca in Champions. Staremo a vedere. Mentre c'è comunque anche in Europa League la possibilità di doppia, questa amara Europa
Europa League. E Samara Europa League snobbata in maniera netta dalle italiane. In particolare quest'anno, perché ci sono stati match sia negli ottavi che nei quarti, secondo me molto molto interessanti, da Liverpool Manchester United a Villarreal Bayer Leverkusen che ricordiamo ha eliminato la Lazio ai preliminari di Champions League, quindi i destini che si intrecciavano, anche la stessa eliminazione della Lazio alla fine è stata una bellissima, cioè sono stati due match molto belli da un punto di vista prettamente sportivo. Sì. L'1-1 dell'andata in trasferta per la Lazio faceva ben sperare, all'Olimpico mi sembra sia finita 4-0, insomma nessuno se l'aspettava, tante sorprese, tanta qualità, tanto calcio vero, e arriviamo a delle partite che secondo me sono veramente interessanti. Prima su tutte Borussia Dortmund Liverpool, Klopp che ritorna a casa contro il muro giallo veramente in un'atmosfera che sarà da brivido. Un'altra pagina da libro cuore, ecco, per Klopp. Sì, io poi muoio per queste cose. Il calcio non sono 22 che corrono dietro una palla, ma sono queste cose qui. Un allenatore che ha fatto la storia di un club, che lo lascia e lo ritrova a distanza di qualche anno come avversario. E poi Klopp è uno di quelli che ha sempre detto che lui vuole allenare la squadra, non vuole allenare la migliore squadra del mondo, ma vuole allenare la squadra che dovrà battere la migliore squadra del mondo. Quindi c'è tutto il fascino, tutto ecco, il libero cuore che viene fuori, io mi sciolgo come un gelato al sole. E quindi Borussia Dortmund Liverpool sarà sicuramente la partita più bella e interessante di questo turno di Europa League. Anche se finirà 0-0, per dirti, anche se sarà una partita bloccata tra tifosi, atmosfera, emozioni dei giocatori, sarà veramente tanta roba. E beh, vuoi mettere a giocare ad Anfield e poi davanti a quel muro giallo? Mamma mia! Pazzesco! Pazzesco, veramente. Quasi vado a fare il biglietto, però. E io ci ho provato a comprarlo, ho provato a organizzarmi questa trasferta, ma ti dico che è veramente complicato, e andare a Liverpool per vedere il ritorno costava circa 1500 euro. Quindi caspiterina, aia, una bella mazzata. Abbiamo un altro derby di Liga, perché praticamente la Spagna ha portato, mi sembra, 6 squadre, no? Atletico, Siviglia, Villarreal. Sì, diciamo le maggiori, quelle più in vista. Barcellona, Atletico, Real Madrid, 6 squadre. Sì. E c'è Atletico, Bilbao, Siviglia. Bilbao anche si ricollega al Napoli, mo sarò malato un'altra pagina amara del poteva Napoli. Collegarsi anche il Siviglia al Napoli, purtroppo il però invece l'anno scorso insomma andava diversamente, cioè Atletico Siviglia, due squadre attrezzate per arrivare a queste fasi della competizione. Siviglia campione in carica, settimo in classifica, pari punti proprio con l'Atletico Bilbao, quindi due squadre che più o meno si equivalgono, differenza reti fatti e subiti davvero bassissima, insomma sono 5 gol in più fatti dall'Atletico e 3 in meno subiti dal Siviglia, parliamo veramente di una partita equilibratissima che sarà sicuramente emozionante per gli spagnoli. Io personalmente non la seguirò, però mi aspetto anche più una bella gara, una bellissima gara. E poi c'è Villarreal Sparta Praga. Sparta Praga è un outsider, è la squadra che ha rifilato 3 gol alla Lazio. Arriva a giocarsela contro il Villarreal. Secondo me, forse se la Lazio avesse leggermente giocato un po' di più al ritorno, magari non avremmo visto un'altra squadra al posto dello Sparta Praga. Però sono arrivati loro, onore a loro, e dovranno affrontare un Villarreal che è praticamente diventata una corazzata. Sono i primi 3 normali in Spagna, io li definisco così perché sono bella fantastica. Definizione dopo Barcellona, Atletico e Real non ci sono loro, e io vedo favoriti ovviamente quelli del Villarreal. Anche qui sembra una partita scontata, giallo. Il giallo è il colore predominante di questa Europa League, Villarreal. E poi c'è, diciamo, la partita minore che veramente penso che qui in Italia saranno in pochi a seguirla, cioè Sporting Braga, Shakhtar Donetsk. Lo Shakhtar forse è più attrezzato, la squadra un po' più esperta a determinati contesti, però sarà dura, perché da queste partite non sai mai cosa aspettarsi, ecco. Partita secondo me indecifrabile, veramente indecifrabile, direi Shakhtar anche io. Leggermente favorito lo Shakhtar, però è difficile, è una partita da 1x2.
esatto, da tripla. Partita da tripla, beh, assolutamente indecifrabile. Forse effettivamente leggermente lo Shakhtar, però veramente qua affidatevi, diciamo, alla vostra coscienza, e se la volete giocare andate. Io ho pronosticato un under 3.5, che comunque under 3.5 1.20 è pochino, insomma, però se uno, ecco, vuole cercare di centrare il risultato in partite così complicate deve volare basso, insomma, non si può pensare di beccare un risultato esatto su una partita veramente difficile. Poi c'è chi riesce, fortuna di loro, però bisogna andare piano, ecco. Decisamente. Se il Braga e Shakhtar sono indecifrabili, e il campionato italiano è diventato un po' più chiaro ora, è decifrabile, sembra che la Juve, purtroppo per noi, sia indirizzato verso il tricolore. Mi costringi a farti un'altra domanda, se vuoi una risposta. Vai, sono curioso. La tua è una radio libera, io posso parlare liberamente, no? Sì, dopo ti mando la polizia a casa. Tranquilla, non faccio come Mosca, non ti preoccupare. Io premetto che sono una persona a cui piace parlare di calcio giocato. Se vogliamo parlare del 3-1 dell'Udinese, io ci sto dentro. Se mi chiedi adesso il campionato è più chiaro, io ti dico il campionato era chiaro anche 2 settimane fa, quando la Juve ha vinto 4-1, quando ha vinto contro il Torino. È una bella zeppata, è una bella zeppata. È lì che mi diventa chiaro il campionato. Mi diventa chiaro quando vedo delle ammonizioni che non arrivano. Ma non perché. Dice, è tutto scientifico. No, non è scientifico, è strutturale, capito? Nel senso, io sto vivendo una Premier League che mi fa piangere ogni weekend o durante la settimana, perché vedo una squadra che praticamente mi sembra il sest'ultimo fatturato della Premier, o monte ingaggio, adesso non ricordo, non vorrei dare informazioni sbagliate, che sta prima in classifica a 7 punti con una banda di pazzi, uno faceva l'operaio, l'altro è stato cacciato perché non si riteneva adatto al calcio professionistico, un altro veniva denigrato per qualsiasi altro tipo di problema e quant'altro, insomma, e questi 4 matti seguiti da un allenatore perdente che non ha mai vinto nulla nella sua carriera, improvvisamente si ritrovano a 6 giornate alla fine della Premier League con 7 punti di vantaggio sul Tottenham e probabilmente diventeranno campioni. Noi in Italia dobbiamo passare le settimane non a commuoverci per scene meravigliose, ma per testate agli arbitri, per spinte agli arbitri, per fuorigiochi, rigori, ammonizioni e quant'altro. È triste, deprimente, anche arrabbiante. Fammi passare questo termine. Deprimente, e il fatto che però in Inghilterra succede, in Italia no, è dovuto alla struttura del nostro calcio, che implica discorsi che vanno oltre il calcio, oltre la palla, ma dovrebbe andare veramente sul piano politico, affrontare il tema della corruzione, della burocrazia, allargarlo veramente alle stelle, ma che sono discorsi che annoiano, ma alla fine il calcio italiano è questo, il calcio italiano è che non abbiamo stati di proprietà, chi è riuscito a farlo in alcuni casi non si sa come ci è riuscito, in alcuni casi ha sfruttato sponsor di presidenti della società di calcio, faccio l'esempio, faccio i nomi, il Mapei Stadium, l'ex presidente di Confindustria ha fatto il Mapei Stadium, presidente del Sassuolo e della Mapei. Noi a Napoli non abbiamo un presidente in Confindustria che ha la Mapei e che può autosponsorizzarsi e chissà quali giri di denaro fare, insomma, cose un po' sicuramente lecite, per carità, però un po' stranucce, insomma. Se parliamo dello Juventus Stadium potremmo parlare di concessioni fatte sui terreni un po' ambigue, però abbiamo 3 stati di proprietà su 18 squadre, le altre 15 che fanno? Guardano, questo è il problema. E non si agisce, o non si può agire. Abbiamo l'AIA che viene pagata direttamente dalle società, non è un ente autonomo, giusto? E chi ha il fatturato più alto in proporzione paga di più. Ci troviamo? Sicuramente. Tutto torna, gira tutto in questo cerchio della Serie A che ci sta dando poche gioie e qualche recriminazione in più. Però questo deve portare i tifosi comunque a non perdere di vista una cosa: la squadra più forte della Serie A è la Juventus. Questo è vero. L'intensità, il cinismo che ha la Juventus, le altre squadre se la sognano.
ma non... Un po' qua rientra in gioco anche effettivamente quel tappeto rosso, insomma, vedi, tutto torna in quel cerchio che ti dicevo prima, ecco, nel, in questo vortice di polemiche che non finirà mai, mai. E fanno malissimo, perché sicuramente parlare sì. dell'1-0 della Juve in maniera pulita, che al ritorno alle nazionali andare ad affrontare una squadra come l'Empoli e vincere 1-0 è un ottimo risultato. E dovremmo parlare dell'Udinese, che finalmente ha dimostrato che la rosa in possesso di Cagna, prima di Colantona, è una rosa che non dovrebbe stare quint'ultima in classifica, sest'ultima dove sta, ma in altre posizioni, perché l'Udinese ieri ha preso il Napoli e l'ha strapazzato. Poi, se tu, ripeto, se tu mi dici adesso il campionato è più chiaro, ti dico, è come il secondo fallo di Higuain. A te è chiaro? Il secondo fallo di Higuain, il secondo giallo di Higuain, a te è chiaro? A me è chiaro il secondo fallo di Higuain. È chiaro sì, nel senso che non lo è. Questo è una sorta di paradosso. È così, è chiaro, è arrivato dal nulla. Io vorrei leggerlo il referto, chi ha visto l'arbitro? Sarei molto curioso effettivamente. E poi lancio un'ultima, diciamo, provocazione. Vai. L'anno prossimo mi pare, insomma, fra qualche anno pare che dovrebbe arrivare questa fantomatica Popiola in campo, giusto? Ma sì. Secondo te, su un episodio del genere, sarebbe, come dire, l'arbitro andrebbe a guardare poi il filmatino di 3 secondi, le immagini che non si capiscono più di tanto, per stabilire se è giallo oppure no, oppure un arbitro che parte così convinto tira fuori il giallo, tira fuori il rosso e non interpella neanche la tecnologia? È una bella domanda, lo scopriremo solo vivendo. Perché poi quasi che ti scatta la malafede, no? Decisamente. Un arbitro che ti parte così deciso significa che ha visto il fallo, è sicuro del fallo, di un fallo che non c'è, però è sicuro. E nel momento in cui c'è la tecnologia in campo, c'è la Popiola in campo, poi lo stesso arbitro con lo stesso atteggiamento dovrebbe dire aspettiamo, vediamo un attimo se le immagini possono rendere più chiara la situazione. Esattamente. E se l'arbitro esattamente, è malafede, esattamente. Anche la Popiola in campo perde di significato. E questa è una bella sottolineatura, la spediamo a chi di dovere e... Spediamo tutto, inviamo e mettiamo questo bel francobollo direzione destinazione paradiso, ecco, lasciami, consentimi questa citazione. Anche se questa serie sembra più una Starway, un Highway to Hell più che altro. Un misto, una mesca francesca mi stava venendo. Mi perdoneranno gli SDC e il Zeppelin, vabbè. Caro Giovanni, prima di salutarti, voglio ringraziarti per la tua competenza e per la tua disponibilità, ma i nostri amici radioascoltatori, per seguirti e per seguire pronosticidipiazza.com, cosa devono fare? Ma di girare su qualsiasi social network, allora a disposizione Pronostici di Piazza, e sicuramente ci troveranno. Noi stiamo lavorando molto su Telegram, come te l'ho detto anche l'altra volta, sì. È un'applicazione per tutti gli smartphone che dà la possibilità di entrare nei gruppi e di ricevere praticamente ogni aggiornamento dai contenuti creati sul sito, dalle multiple che pubblichiamo nei weekend e durante la settimana, istantaneamente sul proprio cellulare. In più condividiamo anche le promozioni del Bookmakers per regalare, insomma, a chi ci segue bonus di benvenuto, comunque promozioni praticamente ogni settimana, insomma, non ti dico in maniera quotidiana perché ecco oggi è il no best perché le partite di stasera non ci ispirano e quindi non abbiamo fatto nessuna schedina, ma domani oltre ai pronostici di Champions ci sarà sicuramente qualche altra bolletta che condivideremo con i nostri 150 follower su Telegram, e se qualcuno ci vuole unire ovviamente è il benvenuto. Perfetto, Giovanni caro, io ti voglio ringraziare e ti auguro un buon proseguo. Digitate pronosticidipiazza.com su appunto il sito, oltre che su tutti i social network. Io ti ringrazio e ti auguro un buon proseguo. Ci rivediamo presto. E ci sentiamo domani per Barcellona Atletico. Sì, assolutamente sì. Io ti ringrazio e ciao caro, a presto. Ciao. E grazie a Giovanni Verdi di pronosticidipiazza.com per la disponibilità, per la competenza
E ora ci andiamo ad ascoltare un pezzo musicale, è un pezzo di un nostro grande napoletano. Ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Massimo Ranieri che si chiama La voce del silenzio, e dopo questo contatteremo il buon Federico Mancini, co-conduttore di questa trasmissione Sotto Porta Show, oltre che di Parole in Libertà. Ora ascoltate questo pezzo di Massimo Ranieri che si chiama La voce del silenzio. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato nel mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ma ci son cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Massimo Ranieri, la voce del silenzio qui a Sotto Porta Show, post gara di Udinese-Napoli, purtroppo 3-1. E come promesso, dopo questo pezzo, questo bellissimo pezzo musicale, siamo in collegamento con il nostro Federico Mancini. Ciao Federico, come stai? Tutto bene? Ciao, al di là della partita. Tutto bene, mi auguro che tu altrettanto, e un salutone ai nostri cari radioamici di Sotto Porta. Questo ci fa enormemente piacere, nonostante la partita di ieri, ma si prende atto e comunque si va avanti nella vita di tutti i giorni, perché chiaramente a noi ci piace il calcio, ma ci piace anche continuare appunto i nostri impegni. Allora, come l'hai seguita la partita? Se l'hai seguita, e che conclusioni trai da questa sconfitta, che io ho detto meritata, contro la formazione friulana? Sì, diciamo, ci sono vari tipi di analisi da fare. La sconfitta ci sta, perché purtroppo il Napoli
ha giocato sottotono al di là di tutte le ipotesi di protesta che possono essere sorte. Però c'è da ribadire che continuamente la Lega, non so perché, ha fatto giocare sempre la Juventus prima del Napoli, e questo dal punto di vista psicologico ha influito anche sui giocatori. Quindi diciamo anche la tenuta dopo la trasferta delle qualificazioni delle nazionali, chiaramente forse Sarri ha peccato un attimino di genietà e qualche uomo fresco in panchina. E al di là insomma delle polemiche giustamente per Higuain, che ha avuto insomma un'espulsione molto dubbia, infatti ne parlavamo pure prima con Giovanni Verde di pronostici di piazza.com. Gli chiedevo se questo campionato per lui è, diciamo, limpido, e mi ha appunto portato questo esempio. E in sostanza è un campionato limpido, non tanto, anzi decisamente no. Sempre così, perché comunque ci stiamo amareggiando anche ieri, la partita è stata seguita con molta attenzione, infatti quella fascia di orario, cari amici, chiaramente Napoli è deserta perché tutti concentrati sono decisamente. Poi fra l'altro è una fascia d'orario bruttissima, caro Federico. Bruttissima e antipaticissima, solo per esigenze che insomma si deve fare. Però spero che ce la siamo sotto di mezzo questo orario per le prossime partite. Ora non ho il calendario sotto mano, non me lo ricordo a memoria, perché diciamo l'uomo predisposto per questo è il nostro Ciro Gaipa, che salutiamo. Però credo di sì, non mi voglio sbilanciare più di tanto, però comunque sia, abbiamo già eliminato questo antipaticissimo orario. Ci sarà un altro orario antipatico, che sarà quello di Roma-Napoli, che se non erro si giocherà alle 3, ma non di domenica, quindi fai un po' tu, insomma sarà un'altra gara abbastanza antipatica da seguire in un orario decisamente scomodo. Caro Federico, come ho annunciato sui nostri canali social, siamo a lavoro costante e ci piace comunque tenere aggiornati i nostri radioamici ascoltatori, perché oltre a lavorare chiaramente in generale per la nostra radio, per Sottoporta Show, ma chiaramente lavoriamo anche per arricchire i nostri palinsesti e in particolare arricchire le nostre trasmissioni di contributi. Non voglio svelare niente, ma a partire dalla prossima puntata di Parola in Libertà ci saranno delle sorprese. Vuoi dici tu qualche cosina in merito alla prossima puntata di giovedì alle ore 6 del pomeriggio? Sì, praticamente ci sono delle chicche per i cari radio amici, perché stamattina è stata una mattinata molto proficua e praticamente abbiamo realizzato intervista esclusiva per Parole Libertà del sindaco di Ercolano, Ciro Bonaiuto. Ah, grandissimo, ottima notizia. Cari amici, a stare in ascolto, perché è stata una chiacchierata veramente informale, amichevole, di quelle che gli altri non sono capaci, perché essendo io il primo però comunque mi è piaciuta, perché chiaramente è stata il rivelato tutta la sua voglia di fare questo, sì, è stato palpabile anche di persona, e quindi lo ringraziamo e ascolteremo tutta la sequenza in Parola Libertà del 18 di giovedì. Invito anche, approfitto per invitare i cari amici a ascoltare anche Venerdì Sottoporta. Esattamente. Ho realizzato un'intervista sempre esclusiva con Fausto Bern, che è il coordinatore, l'amministratore del gruppo di Facebook Bar dello Sport. Fantastico. Mi piace a me un'intervista molto informale, tipologia Bar dello Sport, che comunque ha dato tutti i suoi risultati, perché comunque il Bar dello Sport, come sappiamo, è un gruppo in cui ci sono tante persone che dicono la poco, però il merito di farlo scoperta è di coordinare per ottenere un unico obiettivo, quello di fare sempre per il Napoli, avendo una chiave di lettura sempre più chiara. Fantastico, queste sono delle ottime anticipazioni. Poi per Parole in Libertà ci sarà ancora tanta carne a cuocere, la stessa cosa vale per l'approfondimento sportivo del venerdì di Sottoporta Show.
Giovedì ci ritroviamo noi due insieme al buon Luca Andreozzi, venerdì invece ci ritroviamo insieme io e te, assieme invece a Ciro Gaipa di Napoli Calcio News. C'è tanta carne a cuocere e questo è solo decisamente buono per noi, oltre che per i nostri radioamici ascoltatori. Effettivamente abbiamo avuto un eco anche a livello nazionale, internazionale, come vedete, bene. Sì, sì, assolutamente. I dati ce lo confermano. Sotto Portashow sono sentiti anche all'estero, in America, questo ci danno. E salutiamo i nostri amici da fuori che ci ascoltano sempre. Un dato statistico, una chicca ancora di più, abbiamo superato anche i giornalisti di Canale 5, perché caspita! Hanno avuto, diciamo, la chicca l'abbiamo avuta noi, loro hanno avuto le prime. Il giornalismo è così, si gioca d'anticipo per ottenere chiaramente la notizia. E è pur vero che lodarsi non è mai eccessivamente bello, però in questo caso ci prendiamo i nostri meriti, perché sono dati di fatto. Ironico, no, certo, ci mancherebbe altro. I nostri meriti, la tradizione della redazione, approfitto per ringraziare anche il nostro collaboratore Luca Addini Mondozzi, che è stato, ha fatto anche per quanto riguarda la Antonella Circolano, ha fatto anche da cameraman, avremo anche io per quanto riguarda il Consiglio Comunale. Fantastico. E poi membro della nostra redazione e membro di grande professionalità, e questo si dice perché i dati che scorrono ci danno e conforto. Certamente, poi chiaramente non è che ce lo diciamo da solo, ma ce lo dicono i nostri amici ascoltatori, e questo ci fa soltanto enormemente piacere. E Federico, allora, noi ci ritroviamo giovedì per una nuova entusiasmante puntata di Parole in Libertà, ci ritroviamo anche venerdì. Io nel frattempo ti voglio ringraziare per essere sempre qui a disposizione e ti auguro un buon proseguo. Ci vediamo giovedì. Perfetto, ringrazio te, Raffaele, e un salutone carissimo ai nostri cari radioamici. A giovedì, buon proseguimento. E grazie al buon Federico Mancini della nostra redazione per questa gustosa anteprima Parole in Libertà, e anche due chiacchiere calcistiche che non fanno decisamente mai male. E chi parla di calcio lo fa decisamente bene è il nostro mister Maurizio Sarri, perché ci eravamo lasciati all'inizio trasmissione con la prima tranche della sua intervista. Vi facciamo ascoltare il restante dell'intervista concessa nel post partita di Udinese Napoli ai microfoni di Sky. Ecco mister Maurizio Sarri nella seconda parte appunto dell'intervista. Senta, prima di dare brevemente la linea allo studio, le chiedo insomma un suo giudizio, un suo punto di vista sulla reazione di Gonzalo Higuaín, al quale sembra, insomma, a quale sono saltati di fatto i nervi per restare in tema. Segno di grande attaccamento, di grande rabbia, di grande convinzione, no, per una stagione che forse, le chiedo anche, dopo questa sconfitta può chiudere il capitolo riguardante lo scudetto. Non lo so, è chiaro che l'evento hanno avuto una partita, una marcia talmente impressionante che penso sia difficile pensare che possa flettere in maniera così importante. Ma è una ragazza attaccatissima a questa maglia, che a Napoli vuol far bene, e quindi si è sentito vittima di un'ingiustizia, perché lui dice che l'ammunizione è assolutamente inesistente. È una reazione di rabbia, però mi sembra che sui campi italiani si è visto molto di peggio. Mario. Sento molta amarezza, ci mancherebbe, nelle parole di Maurizio Sarri, specialmente nell'ultimo passaggio, quando parla del campionato strepitoso che sta facendo la Juventus. Quanto è difficile adesso riprendersi psicologicamente dopo una sconfitta del genere? A questo punto glielo devo anche chiedere, crede che il campionato sia quasi chiuso? Ma per noi questa partita deve essere una partita che ci dà rabbia, ci dà motivazioni, ci dà determinazione. E noi abbiamo fatto un campionato strepitoso, il nostro finale di stagione deve essere altrettanto importante. Quindi è giusto che oggi ci sia un pizzico di delusione, un pizzico di rabbia,
però da martedì all'annullamento dobbiamo aver trasformato la rabbia in fame, in voglia, in determinazione, e dobbiamo riprendere il nostro discorso e fare un finale di stagione di grande livello. Questa è la reazione che deve avere la nostra squadra. Te l'ho detto, noi siamo fortemente intenzionati a diventare una squadra forte, molto forte, e quindi siamo fortemente orientati a prendere le reazioni della grande squadra. Tutti possono sbagliare, noi oggi abbiamo fatto una partita sotto tono, però poi dobbiamo avere il giusto atteggiamento e la giusta reazione, perché la nostra ferma determinazione è di competere un team. Va bene, grazie Maurizio Sarri, grazie. Prego. Anche a... E queste erano le parole del tecnico Maurizio Sarri a Sky nel post partita di Udinese Napoli. Vi aveva fatto ascoltare l'ultima parte di questa intervista. Andiamo avanti ancora per un pochetto e al ritorno dal pezzo musicale vi facciamo ascoltare anche le dichiarazioni del capitano azzurro Marek Hamsik. Ora invece ci ascoltiamo un pezzo di Daniele Silvestri che si chiama il pezzo di Daniele Silvestri che stiamo per ascoltare si chiama Il bisogno di te, e buon ascolto. Al ritorno Marek Hamsik. Sa, prova, due, tre, sa, prova, prova, sa, prova, due, tre, prova. Ho provato per te un dolore che ormai ho capito cos'è, e che sempre di più quando tu te ne vai. Ho bisogno di te, quello che non vorrei. E tu potrai non crederci, ma io scommetterei che hai bisogno di me, anche se non lo sai. Hai bisogno di me pure tu, e presto capirai che il bisogno che c'è non si placherà mai. Allora adesso giurami che non mi lascerai. Non ti lascio solo, 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 no. Non ti lascio solo, 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 no. Io divido con te ogni singola idea, quando chiami io corro da te, che nemmeno nemmeno voglio fare di te la mia sola mania. E allora adesso giurami di non andare via. Ti lascio solo, ti lascio solo, ti lascio solo, ti lascio solo, no, no, no. Ti lascio solo, ti lascio solo, ti lascio solo, no, no. Ti lascio solo, ti lascio solo, ti lascio solo, no, no, no. Ti lascio solo, ti lascio solo, no. Allego fermo immagine di un'era lontanissima, noi due vicini e liberi, padroni su quell'isola. Corrompevamo giudici, l'amore, poi la musica e gli amici a quella tavola. La foto tu conservala se vuoi, io tanto un'altra copia sai. Anzi parecchie copie sai. Si sa mai, così guardandola immagino che non mi tradirai. Ma non lo vedi che può capitare che ti gira male, non c'è nessuno che ti può proteggere, ti può difendere, ti sa comprendere. Non c'è nessuno che possa prendere me. No, no, ti lascio solo, ti lascio solo, ti lascio solo. No, no, ti lascio solo, ti lascio solo, ti lascio solo. Non è pensabile, non è un'ipotesi percorribile. La rete solo non è plausibile. Ci sono troppe, troppe trappole. Devi conoscere troppe regole. Ti devi dare una vita stabile per evitare l'imprevedibile. Vuole più qualcuno vigile, perché no, no, ti lascio solo, ti lascio solo, ti lascio solo. No, no, ti lascio solo, ti lascio solo, ti lascio solo. No, no, ti lascio solo, ti lascio solo. No, no, sa, sa, prova, due, tre, sa, prova, prova, sa, sa, prova, due, tre, prova.
Daniele Silvestri, il bisogno di te qui a Sottoporta Show post gara di Udinese Napoli 3-1 su Radio No Frontiere, in compagnia del sottoscritto Raffaele Russomando e anche in compagnia vostra, cari radioamici ascoltatori. Come promesso, dopo questo bel pezzo abbiamo fatto una bella scaletta, ecco. Sono molto contento di questo, e a parte tutto ora vi facciamo ascoltare le parole in mix zone di Capitan Marek Kamsik, ed ecco a voi il contributo. Eccoci qua. Marek, scusa, come puoi spiegare questo stato di concentrazione, questo mentale della squadra del Napoli? Ma no, non penso che è stato un calo, è stata una partita molto nervosa, che da episodi che si sono stati. Però questi episodi non ci devono condizionare come ci hanno condizionato oggi. La squadra deve essere sempre serena, con testa libera, e pensare solo a giocare. Marc, bisogna reagire subito per difendere a tutti i costi il secondo posto. Ma sicuramente tutte parti sono fondamentali, anche questa di oggi era, ma purtroppo non siamo riusciti a vincere. Adesso c'è Verona, c'è obbligo di vincere e subito ritornare a fare bene. Siano svaniti a questo punto? Ma erano sogni anche prima e sogni rimangono, cioè, ci dobbiamo provare fino alla fine, finché non sarà matematico. Però penso che questa squadra quest'anno ha fatto un campionato eccezionale, e con una partita non si può cancellare. Alec, solo problema mentale quello di oggi? Ma non solo mentale, sono state tante difficoltà, tanti giocatori di nazionale, dopo sicuramente anche merito di Udine con il loro nuovo mister. Ci sono stati tanti episodi, però dobbiamo andare al di là di questo e pensare solo a giocare. Scusa, la parola sull'Udinese, ti ha sorpreso la squadra bianconera con il nuovo mister? Non lo so, questa squadra è creata per andare in mezza classifica, forse anche oltre. Allora hanno avuto queste difficoltà, però oggi hanno dimostrato di essere una squadra valida. Sì, mi fa molto piacere, speriamo di farne altre tantissime, però oggi non era importante la mia presenza, ma di prendere punti per il nostro cammino. Grazie. È stato un arbitraggio un po' particolare secondo te? Ma non lo so, non l'ho rivisto se erano rigori o no, però sicuramente fanno male prendere due rigori contro. Grazie. E queste erano le parole del capitano azzurro Marek Kamsik in mix zone dopo la gara persa in malo modo, purtroppo, contro l'Udinese. E non resta che insomma raccogliere i cocci, allenarsi e prepararsi immediatamente per la prossima gara, che si giocherà allo Stadio San Paolo alle ore 15 di domenica, e provare a vincere. Anche se bisognerà fare a meno, appunto, come già detto all'inizio, di Koulibaly, Mertens, che erano in diffida, e anche di Gonzalo Higuaín, che è stato espulso. Sicuramente salterà questa gara contro il Verona, e vedremo cosa accadrà anche per il resto del campionato. Noi siamo quasi in chiusura, ma prima di salutarvi, chiaramente vi facciamo ascoltare il jingle di ringraziamenti per i nostri amici sponsor e collaboratori. Dal Napoli Soccer ai tempi nostri, news, aneddoti, calciomercato, Amarcord e tutto quello che riguarda il Napoli. Cercate Dal Napoli Soccer ai tempi nostri su Facebook e Twitter. Fondatore Diego Rinaldi. Casa Azzurra, dove la passione per il Napoli non ha confine e il tifoso napoletano trova il suo piacevole ritrovo. Cercate Casa Azzurra su Facebook, Twitter e YouTube. Fondatori Dario e Damiano Algamagge. Tram Tram Calzature, dove la cortesia è sempre di casa.
cercate Tram Tram Calzature su Facebook oppure recatevi in via Nuova Poggio Reale 178 a Napoli. Gestore Ignazio Cestroni. pronosticidipiazza.com, sempre e comunque la tua scommessa vincente. Cerca Pronostici di Piazza su Facebook, Twitter e sul loro sito. Gestori, la redazione di pronosticidipiazza.com. E grazie ai nostri amici collaboratori e sponsor, come sempre, che fanno parte già da un po' di tempo della famiglia di Sottoporta Show e in generale della radio tutta. Come detto, siamo in chiusura d'appuntamento, non mi resta che ringraziarvi cari amici radio amici ascoltatori, e voglio ringraziare anche tutti coloro che sono intervenuti, fra cui Giovanni Verde di pronosticidipiazza.com e anche il nostro Federico Mancini della nostra redazione. Un saluto appunto a tutti i nostri colleghi di redazione, a voi che ci avete ascoltati. Noi ci ritroviamo giovedì insieme al sottoscritto, a Federico Mancini e a Luca Andreozzi, che ci dà sempre una preziosa mano. Ci ritroviamo giovedì dalle 18 per il consueto appuntamento con Parole in Libertà, il nostro contenitore non sportivo ma di attualità, e dove andremo a trattare tanti argomenti meritevoli, e chiaramente, come avete sentito, ascolteremo anche una intervista con il sindaco di Ercolano. Ma non è tutto, ci saranno come sempre le nostre rubriche, i nostri contributi, insomma non vi resta che ascoltarci a partire da giovedì alle ore 18, oltre che venerdì nel consueto appuntamento calcistico di Sottoporta Show del venerdì, con sempre con il sottoscritto Raffaele Russomando, Federico Mancini, in questo caso con la preziosa collaborazione del buon Ciro Gaipa di napolicalcionews.it. e anche lì mi raccomando, state in campana, che ci sono tante belle cose da ascoltare e chiaramente da apprezzare. Siamo appunto in chiusura, come detto, e da parte mia, Raffaele Russomando, è davvero tutto. Voglio di nuovo ringraziarvi. Abbiamo un jingle di chiusura e ora ve lo facciamo ascoltare. Ci ritroviamo giovedì con Parole in Libertà e venerdì con Sottoporta Show. Grazie a tutti e buon proseguo.